È terminata l'avventura di anima mia al baluardo della cittadella di Modena, storica costruzione di epoca ducale, ora trasformata in discoteca. Sabato scorso l'ultimo atto di questa fortunata serata. C'eravamo anche noi. Può partire il servizio con le interviste di Nicola Calicchio. Siamo con Diego Ferrari e Filippo Verni, protagonista in questi anni di Anima Mia. Stasera al Baluardo, ultimo atto di questa fortunata, diciamo così, serata. Sì, di questi 14 anni vissuti in maniera molto intensa con delle serate spettacolari, con, possiamo dirlo, milioni di persone che ci hanno sempre seguito. Questa sera chiudiamo un ciclo che dura da 14 anni, abbiamo fatto tutti i locali di Modena, non solo, anche fuori provincia. Visto il successo di questa serata, si chiude un ciclo, però l'amore che stiamo notando da parte di tutti i nostri amici che ci seguono di solito può darsi che ci faccia ripensare e trovare una nuova formula di Anima Mia. Filippo, un bilancio di questi 10 anni? Beh, sono stati 10 anni importanti soprattutto anche per la musica, perché noi, è vero, portiamo al successo dei dischi che hanno già avuto di loro un grande successo, però diciamo che la nostra formula sicuramente ha dato spolvero a una moda che solitamente non passa mai, perché gli anni 70-80 hanno lasciato una traccia talmente tanto importante che daranno sempre del grande divertimento. Noi ci abbiamo messo la nostra esperienza nel raccontare anche gli anni 70-80 con i colori, con le mode, con le feste, con tutto quello che fa, che arricchisce chiaramente una serata normale in disco. Noi abbiamo riportato un pochino, oltre che alla musica, anche tutte le mode che facevano da contorno a questi grandi successi che sono nati proprio agli anni 70, agli anni 80, fino ad arrivare anche agli anni 90 con la musica, con l'entrata della musica house, e quindi abbiamo portato avanti questo grande lavoro. Allora Katia, Simona, stasera si concludono 14 anni di Anima Mia al Baluardo. Purtroppo sì, è un dispiacere, perché con tutte le amicizie che abbiamo avuto qua, conosciuto, è un dispiacere veramente grande. Sembra brutto, anche nel fare la strada, venire qua, dicevamo è l'ultima sera che facciamo questa strada, speriamo che ce ne siano altre da qualche altra parte, insomma. Katia, tu hai fatto tante feste al Baluardo. Io 6 anni che vengo al Baluardo e tutti i sabati abbiamo conosciuto amici, gente nuova, faccio parte di un tavolo che è il Déjà Vu Eventi, ci siamo divertiti un sacco, fatto un sacco di capodanni, di compleanni, sempre serate meravigliose, conosciuta gente meravigliosa. Silvia, sei stata una delle animatrici in questi anni di Anima Mia al Baluardo, però stasera finisce. Sì, finisce, ho tanta nostalgia dei momenti bellissimi passati tutti assieme. È diventata nel corso di questi ultimi anni il Baluardo, un vero baluardo come dice la parola, un grande punto di riferimento per tutti i ragazzi e le ragazze del sabato sera. Lo rimpiango, non mi sembra che sia l'ultima serata, vorrei che fosse ancora una delle tante, che continuasse il sogno del Baluardo. Siamo con Shannon, una delle vocaliste del Baluardo. Esattamente. Stasera si scrive la parola fine anche a una bella favola. In effetti si scrive la parola fine, Anima Mia, che è stata una grandissima storia importante. Sono già 10 anni che siamo qua al Baluardo. Sono stati 10 anni di storia e non finisce qua. Greta, allora, tu cosa pensi, diciamo, di questa festa di addio? Penso che comunque, appunto, come hanno detto loro due, sono 10 anni e siamo tutti, comunque ci mancherà molto questa Anima Mia. No, è bello vedere comunque tutti quanti che Anima Mia non sono solo over 40, sono anche le nuove generazioni e ne sono l'esempio. Stasera stiamo vedendo veramente tanta gente appassionata che è già arrivata, quindi sono tutti contenti di fare questa ultima serata, fra virgolette. With him came the superstar.
superstar. Allora, William Franchini, da Italia Ghost Talent, California Dream Man. California Dream Man al Baluardo per l'ultimo atto. Diciamo dai, per l'ultima serata e ci rivediamo.